Riteniamo di avere individuato e raggiunto con un provvedimento custodiale gli appartenenti a un pericoloso gruppo criminale composto prevalentemente da cittadini turchi che si erano associati, infatti contestiamo l'associazione per delinquere, si erano associati per commettere tutta una serie di delitti che vanno dalla tratta a fatti di riciclaggio, a fatti ancora più gravi di omicidio, ad attentati commessi in Turchia e in altre parti del paese e di altri stati europei. Quindi questo è il quadro di fondo. Alcuni di questi episodi sono stati accuratamente ricostruiti dall'opera delle forze di polizia, della Polizia di Stato, che ringrazio per l'eccezionale qualità delle indagini espletate. Altri episodi emergono dalla numerosa attività tecnica, dalle conversazioni intercettate, e sono comunque, alcuni sono espressamente individuati e descritti nell'ordinanza custodiale. Tengo a dire che il GIP presso il Tribunale di Milano ha riconosciuto la sostanziale validità dell'impianto accusatorio, altri sono evidentemente oggetto di accertamento perché si fa riferimento a numerosi episodi. L'elemento qualificante delle attività di questo gruppo che ci ha portato a contestare il delitto di banda armata, anche questo riconosciuto dal GIP, che ha evidenziato e sottolineato le finalità di tipo strettamente terroristico progettate e in qualche parte attuate dal gruppo e dai appartenenti all'organizzazione. Non abbiamo elementi tali da far ipotizzare la progettazione di attentati nei confronti di obiettivi siti sul territorio italiano. Vi è però questa connotazione di oggettiva, evidente pericolosità di questi soggetti, come avete sentito già dall'armamentario che il dottor Nicolippi diceva prima è stato sequestrato, di numerose armi, ricordo granate, armi corte e armi lunghe, ricordo granate e anche persino un bazooka. Vi è chiara la prova della pericolosità assoluta ed oggettiva di questo gruppo, di questo sodalizio. E anche la qualità dell'organizzazione emerge proprio anche dall'attenzione che è stata posta in essere fino a stamattina all'esecuzione della misura in cui era evidente il rischio proprio di confrontarsi con soggetti così pesantemente armati. E siamo, per fortuna, proprio la professionalità di chi ha operato ha consentito di arrivare a una perfetta esecuzione dell'operazione senza che vi fossero scontri a fuoco o altre attività del genere.